Ciao, sono Majo, è un piacere avervi qui con me. In questo video andremo a vedere Downfall, ovvero un mod fatto dai fan per Slay the Spire. Un gioco completamente rivoluzionato per quanto le meccaniche del gioco di base rimangono, dove interpreteremo dei villain. Quindi saremo dei cazzutissimi villain. E partiremo con una vecchia conoscenza, ma prima di andarla a vedere insieme vi invito a iscrivervi al canale e mettere un like. Adesso sigla e introduzione del gioco. Allora, all'inizio possiamo scegliere il nostro villain. Siamo noi il villain e siamo noi il protagonista. The Slime Boss, 65 punti vita, oro 99. E andiamo. Arise, servant. Alzatevi, servitori. Parlaci. Ti ho riportato indietro. Punti vita massimi. Punti vita massimi. Più 6. Granted. Ok, possiamo scegliere da dove iniziare. Vabbè, qui abbiamo il tesoro a breve. Più cose, mi piace più questo, dai. Allora, forgia. No, possiamo prendere una chiave, una Ruby Key? No, dai, forgiamo. Direi che ci facciamo uno di questi e lo facciamo diventare da 9 di danno. Si sa mai, non è male. Proseguiamo verso l'incognita. Dai, voglio vedere l'incognita, cosa ci dice. Non è l'inglese? No, melma e metallo. Senti un gorgoglio accompagnato da uno stridio metallico. Al centro della stanza c'è una melma che sembra aver ingerito decisamente troppi rottami. Al suo interno balugina una strana luce. È forse qualcosa di magico? Ti sembra che se solo allungassi la mano potresti afferrare un tesoro da dentro la creatura. Purtroppo la creatura e gli oggetti taglienti sono pericolosi. Potrei perdere 3 punti vita e raccogliere il 25% di una reliquia. Cioè avere il 25% di possibilità. Proviamoci, dai. Le reliquie forniscono bonus unici, e questo lo sapevamo. Evviva, ce l'ho fatta, 25% ce l'ho fatta. Dopo aver rovistato 3 pezzi di lamiera bloccati nella melma corrosiva, riesci finalmente a raggiungere una reliquia e tirarla fuori. Ti allontani dalla melma, ferito, ma soddisfatto. Heart of Good, Downfall, whenever you consume, heal 2. Allora, tutte le volte che consumi 2 di vita, fino a 8 di combattimento. Quindi quando usiamo il consuma, ci curiamo di 2. Fino a 8 volte per ogni combattimento. Ottimo, quindi ci avrebbe fatto un mazzo apposito. Con i consuma. Combattimento. Sarò, il cultista c'ha un botto di vita però. Allora. Facciamo 12 danni e ce ne prendiamo 3 in faccia? No, direi di no. Allora, Goop fa un danno. E rimuove... ok. E fa quell'effetto di consumare, quindi ci curerebbe pure dopo, quindi ok. Dai, sì, splittiamo. Voglio la Bruiser. Questa fa 5 danni all'inizio di ogni turno. E poi, visto che usa il buff, facciamo 9 danni in faccia. Vai, passiamo il turno. Loop finisce, ci ha curato, infatti. Rituale. Suggerimento, ho finito le carte? No, non ho finito. Perché ho finito le carte? No, non ho finito le carte. Sono le solite, le ricicliamo all'infinito all'inizio. Apri a 6 di Goop, io continuo a curarmi. Certo, di 2 vado anche troppo in là, però chi se ne frega. Gainiamo 5 di block, va? Dai, tacca, fai sti 6 danni, su. Faccioli vedere, dai. Faccioli vedere e faccioli toccare. Ma lui fa qualcosa o nella vita o no? Allora, prendiamoci un po' di defense e usiamo il table. E a sto punto abbiamo finito il mana, direi. Finiamo anche il turno. A 5 danni nel viso, se li pida o no questo, ti turni. Se li prende, infatti schiatta. Bellissimi i nostri slime. Bottino a 19 ore, aggiunge una carta al mazzo. Allora, queste sono carte di Downfall, direi. Living Wall, gain 12 blocchi, apply 4 di Goop. Goop ci piace perché dà quella cosa del consumo, quindi mettiamo quella. No, che ignora oro, ho sbagliato tasto, non ignorare, prosegui. Dai, andiamo a prendere i soldi. Pochi maledetti subito. Cioè, andiamo a spenderli, volevo dire. Splitta. Ah, ci vuole più energia che da 2. Vabbè.
Ma siamo sicuri di voler ammazzare il mercante, no? Perché mi è venuto forse qualche dubbio, forse era meglio non farlo, insomma. Aia, mi tira le monetine dietro. Uffa. La roba. Il muro. Apri anche Guppo, ci sicuriamo. Full steel. Aia. Cioè, aia. Aia, lui. Niente mercante, niente mercante. Aggiunge una carta. Applica 4 coup. Mi piace, basta 0. Mettiamola, mettiamola. Sacrifice. Allora, noi abbiamo 103. Con 103 che si compra? Allora, split in the random specialist exhaust. Ok. Basta 0, mi piace, anche questa la vorrei. I need more, no, niente, basta, niente, non ne possiamo avere altro. Proceed. Verso il punto interrogativo, verso il punto interrogativo. Spiriti del falò. Vedi un gruppo di spiritelli del fuoco viola che danzano intorno a un grande falò. Gli spiriti lanciano gettini e piccole ossa del fuoco che scoppietta, brillando ogni volta. Quando ti avvicini, gli spiriti ti osservano in attesa. Fai un'offerta, riceverai uguale ricompensa. Strike, no. Ma sì, dai. Facciamo i tirchi. Lancia un'offerta del fuoco, non c'è nulla. L'interesse di spiriti nei tuoi confronti sembra svanito. Che delusione. No, ho buttato una carta così alla cazzo. Allora andiamo verso il bossettino. Come si chiama lui? Nob Gremlin, ok. Facciamoci un muro. Un 12 di blocche. Furente. Allora, applichiamo 4. Quelli che applicano goop ci curano di continuo, dai. C'avevo ancora uno di mana, ma sono cretino e non ci fate caso. Ok, allora dovrei avere diverse meccaniche che mi curano. Piano piano. Questa. Oh, mamma, che legnata ci sta per tirare. Aia, che botte enormi. Allora, allora, allora. Ma lui mi tira grosso addosso, mi fa male. Aia. Ok, voglio concludere il video e quindi sto cercando di morire. Ma mica così voglio vendere la pelle un pochino più cara. Questo continua a farmi un monte di danni. Così muoio. Ogni volta che aggiunge un'abilità fa 2 di forza. Che fa? Smetto di giocare. È chiaro che mi ammazza. Craniata. Ed è così che si interrompe questo video introduttivo su Downfall. Un qualcosa che vi volevo far vedere, perché Slay the Spire ormai lo conosciamo da tempo, è un gioco meraviglioso, esiste praticamente per qualunque piattaforma, tostapane inclusi. Ma Downfall, fatto dai fan, è veramente molto carino. Va giocato meglio, chiaramente. Era solo per farvi vedere, appunto, a livello introduttivo, come si comporta il gioco. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, commentare e condividere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!